adesso la seconda relazione sarà svolta dal professor Antonello Alici, sempre di Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, e qui entriamo nella più direttamente nell'ambito disciplinare e cominceremo a parlare di progetti, quei progetti che Ancona ha conosciuto nella sua storia e che ci verranno raccontati attraverso un percorso che il professor Alice ha immaginato per noi. Alla fine capirete il senso di questo continuo rimando tra come dire, scenari generali di riferimento culturale, disciplinare e casi specifici. Prego Antonello, a te la parola. Credo che questa occasione è molto importante per chi conosce la figura di José Sentito Parlare, non ho avuto mai occasione di approfondirne la storia e quindi questa prossima saranno date molto importanti perché mettiamo insieme ricerche che da anni stiamo conducendo sul contesto del secondo dopoguerra, è un momento straordinariamente prezioso e importante per l'Italia. E anch'io partirò con diciamo, la considerazione dell'importanza di queste figure che la città di Ancona ha avuto la fortuna di avere insieme a Giulio Salmoni, Giancarlo Mascino, Valerio Paci, una stagione veramente straordinaria. Diciamo, la mia relazione si organizza in alcuni punti che io voglio semplicemente toccare molto rapidamente, ecco, possiamo andare avanti, partendo dal centenario di Vittorio Salmoni per parlare della ricostruzione. Abbiamo già detto che Salmoni è stato un partigiano nella Resistenza e questo è un luogo dove si consumano amicizie, contatti ed esperienze assolutamente importanti. Questo centenario, lo vedete in questa immagine, unisce una serie di personaggi importanti. È stato già ricordato Giorgio Foà, ma io voglio ricordare Giancarlo De Carlo, del quale dirò alcune cose durante questa mia relazione. Sono tutti del 19, De Carlo è anche un partigiano, condivide molto la battaglia politica con l'entusiasmo e l'importanza per una riforma, per una stagione nuova dell'Italia nell'architettura e nel lavoro sulla città. Il 2019, andiamo avanti, è stato anche un importante per la città che ha segnato il traguardo dei 50 anni e quest'anno, 2020, noi segniamo anche il traguardo del primo ventennio del corso di laurea in ingegneria e di architettura nel quale io appunto lavoro da alcuni anni. E quindi queste tappe, queste ricorrenze, a cosa servono? Non sono affatto soltanto occasioni celebrative, ma invece sono occasioni preziose, da un lato per guardarsi indietro e valutare il cammino percorso, ma dall'altro soprattutto per fondare le scelte per il futuro proprio sul passato. Un passato alcune volte denso di errori, ma anche che ha posto delle basi molto importanti. È stata già ricordata da tutti la congiuntura in cui stiamo vivendo, non possiamo farne a meno. Dobbiamo pensare che se parliamo ora di ricostruzione, stiamo allo stesso tempo cercando di ipotizzare un nuovo dopoguerra, una nuova ricostruzione dopo questo momento così difficile che stiamo affrontando, in cui le certezze vacillano e dobbiamo cercare nuovi modi di porci, nuovi modi di lavorare, e la cultura deve guidare queste scelte, l'ha sempre fatto nelle società avanzate e veramente moderne. L'Università di Ancona, poi Università Politecnica delle Marche, ha avuto un ruolo importante anche nella urbanistica, nell'inserirsi dentro il cuore della città di Ancona attraverso l'intervento che vedremo al Palazzo degli Anziani e poi nel recupero dell'ex caserma Villarei, ma anche nel nuovo polo dove si trova la facoltà di ingegneria, voluto da Pietro Belluschi, un altro importante cittadino di Ancona, seppur poi divenuto americano. Andiamo avanti.
perché l'Italia della ricostruzione è il capitolo che io voglio affrontare. Possiamo andare già alla prossima immagine. Questo è un momento in cui l'Italia mostra delle forze straordinarie, un'Italia che usciva appunto da una dittatura, da un ventennio molto difficile, ma anche un ventennio con elementi importanti da recuperare. Dal 45 in poi l'Italia vive una stagione straordinaria anche culturale. Ecco, se andiamo avanti con la prossima immagine, noi vediamo un volume importante, quello curato da Dino Terra, che mette insieme un gruppo di 30 intellettuali. Possiamo andare alla prossima immagine? Ecco, ci siamo. No, indietro, scusate, ahimè, non andiamo, vabbè, ancora un indietro. Questo libro importantissimo è il primo atto culturale dell'Italia. Ci sono autori come Giuseppe Ungaretti, Carlo Levi, Guido Piovene, Alberto Moravia, Mario Soldati, Alberto Savinio e molti altri, sono 30, che sono chiamati a tratteggiare il volto e l'anima di una penisola, e cito, dai paesi ai caratteri, ai costumi, alle classi, ai lavori, alle arti. È un ritratto di un'Italia che comincia a ricostruirsi con grande capacità, con grande qualità. Ancora, se andiamo avanti, vediamo che in questi anni proliferano le occasioni editoriali, il Politecnico di Elio Vittorini, che dura soltanto pochi anni, ma che è uno strumento straordinario che aggrega gli intellettuali dell'epoca. Ecco, non ci sono confini disciplinari, c'è un'assoluta collaborazione tra i letterati, tra gli scrittori, la politica, gli architetti, gli ingegneri, e quindi la cultura prosegue compatta. E in questo momento è importante anche, andiamo alla prossima, il viaggio in Italia di Guido Piovene, che è appunto un sondaggio nell'Italia che si ricostruisce, le cui pagine, questo è un viaggio di 3 anni straordinario, che vede l'Italia trasformarsi passaggio dopo passaggio, parte da Bolzano, arriva in Sicilia e poi risale di nuovo verso il nord. La tappa anconetana è importante, tutte le pagine di questo libro sono importanti perché ci danno una fotografia assolutamente valida ancora oggi. E io vi leggo poche righe, consentitemelo, perché entra nel merito Piovene, nel carattere e anche nella fisicità di questa città complessa. Ancona, e cito, non ha nelle Marche, regione dissociata tra molti centri, con gli sguardi rivolti verso Roma o Bologna, la stessa preeminenza di capitale che hanno Torino in Piemonte o Milano in Lombardia, ma resta la prima città marchigiana. I bombardamenti aerei ne distrussero, a quanto si calcola, il 74% delle abitazioni, cambiando in parte il suo aspetto. La città vecchia si addossava a quel colle e arrampicava attorno al Duomo. Le abitazioni demolite, in gran parte povere e sudice, diverse da stretti carrugi, ma con avanzi storici e qualche palazzo, non furono ricostruite. Il Duomo sulla vetta è rimasto isolato da una fascia di vuoto. La città si è invece allungata sul mare, a nord, simile ad una lingua verso Falconara Marittima che ormai ha quasi raggiunto. Oppure sono sorti vari quartieri periferici. La vita delle classi agiate si è trasferita intorno ad un grande viale moderno, eccetera, eccetera. Manca un vero piano regolatore, né si è deciso se alcune vie semidistrutte dovevano essere demolite o ricostruite. Ci sono dei nodi che secondo me sono ancora molto, molto, molto importanti. Andiamo alla prossima immagine, perché un altro viaggio mi preme ricordare, quello di Pierpaolo Pasolini nell'estate del 59, la lunga strada di sabbia, in cui percorre appunto le coste italiane dal nord al sud e poi risale dall'Adriatico e si ferma anche ad Ancona e netteggia il carattere sociale, in realtà non soltanto quello in realtà della vita estiva, delle vacanze, dello svago, e dice
Cos'è che segna il passaggio dal sud al nord? Sì, c'è una lunga sfumatura intermedia, gli Alpi Abruzzi e le Marche. Eppure certi mutamenti sono repentini. Compaiono ad un tratto le biciclette, compaiono ad un tratto le insegne del metano, ma soprattutto compaiono ad un tratto le belle donne. Non voglio insinuare che nel sud non ci siano belle donne. Io comunque in centinaia e centinaia di chilometri non ne ho viste, eccetera, eccetera. Quindi vedete anche un po' di colore interessante. Andando avanti, io vi propongo, invece passando all'architettura, vi ricordo quanto l'Italia abbia dato nel dopoguerra con riviste che già erano nate prima, come Domus e Casabella, ma anche con riviste nuove, Metron e poi l'architettura Cronache e Storia di Zevi. L'Italia assume un ruolo nella cultura e nel dibattito architettonico molto molto importante. Secondo me è doveroso inquadrare la storia di Ancona dentro questo quadro nazionale piuttosto interessante ed importante. Se andiamo avanti vediamo il lascito del periodo tra le due guerre. Avevo detto è un periodo drammatico, ma non è solo un periodo da cancellare. Gli intellettuali che con capacità traghettano l'Italia nel dopoguerra recuperano lezioni importanti come quella delle figure di Giuseppe Pagano nella rivista Casabella. Pagano che aveva riscoperto l'Italia rurale, e possiamo andare avanti, l'Italia che è legata al territorio, l'Italia che è la cui modernità deve essere profondamente legata alla tradizione. Io credo che questo sia un insegnamento da non dimenticare. E qui c'è anche la lezione di Edoardo Persico, e andiamo avanti, lezione di Edoardo Persico che viene ricordata da Giancarlo De Carlo. Questo piccolo frammento di Morris è proprio il ricordo che Giancarlo De Carlo fa proprio nel 46-47, la necessità di collegarsi con l'insegnamento precedente. Trae dalla cultura inglese e da Morris un insegnamento molto importante, quello della moralità dell'architetto, la sua capacità, necessità di legarsi agli uomini, alla comunità, ed ecco che c'è un tema, questo che noi dobbiamo affrontare oggi. L'architettura, il ruolo, la responsabilità dell'architetto è quella di essere collegato ad una comunità, di parlare per la comunità e di dare strumenti alla comunità. E questo è un fondamento morale che l'Italia prende e porta avanti a livello internazionale. Andando alla prossima, vediamo come De Carlo intelligentemente comincia un percorso importante. Claudio Salmoni lo ricorda in alcuni suoi discorsi, si conoscevano, si erano incontrati, avevano una sintonia. E De Carlo, guardate cosa scrive: tutto è registrato, tutto sta scritto nella struttura e nella forma della città. Non tutti sanno leggerlo, ma chi sa leggere ne ricava esperienza e ammaestramenti straordinari. La città è un organismo che cambia, si adatta, rigenera se stessa, si rinnova. Non è una collezione di oggetti, ma un contesto in moto. E in questa pagina che state vedendo ora, Giancarlo De Carlo celebra, sottolinea e vuol discutere criticamente il perché del successo dell'Italia a livello internazionale. Molti guardano l'Italia dall'estero. Se andiamo alla prossima immagine, infatti ne troviamo conferma con questo libro straordinario del critico architetto americano George Everett Kidd Smith, che aveva prodotto libri importanti sulla Svizzera, sulla Svezia, sull'Europa, e in questo Italy Builds del 54 tratteggia l'Italia moderna strettamente legata alla tradizione. La traduzione all'inglese è di Giuliana Baracco, la moglie e compagna di Giancarlo De Carlo. E se andiamo avanti, Kidd Smith tratteggia e fa vedere appunto l'Italia delle regioni dal nord al sud, ci fa vedere queste dolci colline del paesaggio dell'Italia centrale e, sorpresa, andiamo avanti, si ferma ad Ancona per celebrare il mercato del pesce di Gaetano Minnucci. Edificio straordinario che viene riportato anche nei manuali di progettazione, una vera lezione di trasformazione e di interpretazione della modernità, tra l'altro in un luogo chiave della città, nel Mandracchio
a fianco alla mole vanvitelliana. E con questo entriamo nel capitolo delle figure degli architetti e delle architetture. Se andiamo avanti vi faccio vedere i risultati di un percorso che portiamo avanti da 20 anni insieme al Ministero dei Beni Culturali, un percorso che è stato condotto parallelamente proprio dall'architetto Vittorio Salmoni e dal suo gruppo, con gli archivi dei personaggi che sono stati ricordati in apertura di questa giornata da Rosanna Paci. Il Ministero dei Beni Culturali ha lanciato all'inizio del 2000 due censimenti paralleli, uno degli architetti e ingegneri dall'inizio del Novecento e l'altro invece sulle architetture del secondo Novecento. Noi abbiamo cominciato a raccogliere i dati e dalle immagini che qui vedete, la copertina di una mostra fatta nella Mole Vanvitelliana nel lontano ormai 2008, una mostra che poi ha avuto un catalogo e che ha cominciato una prima raccolta preziosa di materiali degli architetti della regione, che non sono figure secondarie, sono figure che sono strettamente correlate con il contesto nazionale. Le Marche sono una regione di passaggio nel senso positivo, una regione che ha allacciato i rapporti con il nord, con il sud e con Roma. E allora in questo percorso che noi abbiamo fatto, possiamo far scorrere due o tre immagini, noi abbiamo ricostruito, questo era il primo catalogo, noi siamo entrati poi in questo progetto degli archivi degli architetti, appunto del Ministero, e nel progetto parallelo che vediamo nell'immagine successiva dell'itinerario del secondo Novecento. E ci sono molte delle opere che vi farò vedere tra poco. Perché questo doppio censimento? Perché questa operazione? Perché l'Italia si è accorta che stava perdendo il suo passato, stava perdendo la memoria, e il rischio di demolire, di non comprendere, di non amare alcune parti della città, alcune parti del territorio, era molto alto, e quindi si è cominciata una campagna che è diventata una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, non legata soltanto agli addetti ai lavori. E in questo vi faccio vedere prima una composizione di nomi e di figure che interessano Ancona in maniera molto importante. Sono varie generazioni: Gaetano Minnucci, che appunto è l'estensore, ma lì c'era anche Claudio Salmoni del piano di ricostruzione di Ancona e di opere importanti, Giancarlo De Carlo già ricordato, Paola Salmoni già ricordata e di cui poi ci saranno appuntamenti specifici, ma anche personaggi che come De Carlo vengono da fuori, non sono marchigiani, Guido Canella, ci sarà Carlo Aimonino, qui vediamo Gilberto Rioli che lavora in opere importanti, e poi Danilo Guerri, da poco scomparso. Abbiamo continuato questa carrellata anche con le più giovani generazioni. Ebbene, ristudiare insieme le carriere, i contributi, gli scritti di questi personaggi vuol dire ricostruire delle pagine assolutamente importanti di una storia che molto spesso è interrotta, fatta di fallimenti, fatta di incomprensioni. Noi speriamo di poter ripartire con una consapevolezza maggiore da questo incontro e da incontri come questo. E vi faccio vedere, poi forse il tempo in realtà sta scorrendo, dovrei stringere molto di più, una prima mappa, ricostruzione nella regione di alcune delle architetture di qualità, di cui poi vi farò vedere rapidamente alcune immagini, e poi una risultato di una campagna proprio di diffusione per tutti di questo percorso del dopoguerra. Vediamo la prossima immagine, il Corriere Adriatico, che ci ha dato la possibilità di dare risalto al nostro lavoro attraverso la pubblicazione di alcune pagine su alcune architetture importanti. Ecco, qui vedete, ma mi dicono che ho 3 minuti e quindi direi che facciamo scorrere le prossime immagini, perché ci soffermiamo su Ancona, e qui devo dire che poi vedrete il video costruito da Monica Principe e Francesco Paci, o meglio la selezione di immagini che ha ricostruito in maniera mirabile la storia dei piani regolatori di Ancona e delle opere
possiamo andare avanti. Guido Cirilli, non possiamo dimenticarlo, imposta il passaggio oltre Piazza Cavour e quindi l'innesto del viale Adriatico, oggi viale della Vittoria, e che raggiunge poi l'altra parte del mare, l'altra parte della costa. Ma non possiamo dimenticare, andiamo avanti, la porta a mare che Cirilli aveva disegnato nella piazza, è la prossima immagine, nella piazza collegata al teatro delle Muse, un luogo che poi è stato, diciamo, trasformato a causa dei bombardamenti. Questa è Piazza Cavour, ecco, questa porta a mare è un'idea molto importante. Io vorrei sottolineare in questa veloce carrellata alcuni nodi importanti della città sui quali bisogna assolutamente tornare. Conosciamo tutte queste immagini, però è importante ogni tanto ripercorrerle e riguardarle. Io farei ora scorrere un pochino di immagini, perché vedrete appunto alcune planimetrie della città di Ancona. E poi, ecco, questo è il monumento, il Viale della Vittoria, all'arrivo al mare, all'altra costa. Andiamo ancora avanti e vediamo come i piani regolatori, come la città occupa il territorio, si allunga appunto, come vedete qui, sul territorio, occupando la piana tra i suoi colli, ma resta, ahimè, la frattura della guerra, del bombardamento, ecco, che vediamo in queste immagini. Come quel luogo, l'Acropoli, di cui parlava anche Guido Piovene, diventi un luogo isolato, lo vediamo qui, terribilmente spoglio, terribilmente isolato, una ferita che non sarà mai più rimarginata, ahimè, una parte della città interrotta. E io vi ricordo, lo faccio lasciando scorrere ancora alcune immagini, vi ricordo quanti progetti ci sono stati per questa parte della città, una parte che è ancora molto ferita. E qui, proprio tornando alle immagini composte da Paci e Principe, ci sono appunto le immagini della mostra della ricostruzione, il piano regolatore di ricostruzione di Gaetano Minnucci, che abilmente descrive la città, qui c'è anche la mano di Claudio Salmoni, ne cerca le ferite e le occasioni di ripartenza, che sono quelle di lavorare sui nodi della città, diciamo densa, della città storica, ma anche espandersi fuori dal contesto, cercare di risolvere il problema della viabilità, che è un problema da sempre molto importante e difficile per Ancona. Da questo piano vengono una serie di progetti straordinari. Il mercato del pesce l'avevamo già toccato, lo rivediamo rapidamente in alcune belle immagini dell'epoca, ma poi ci sono i lavori in alcuni nodi della città. Ecco, la ricostruzione di Palazzo Trionfi, un nodo importante che andrebbe ritrovato, non una piazza, diciamo, parcheggio, ma una porta della città verso il mare assolutamente importante. Poi la Galleria Dorica, un gioiello purtroppo dimenticato, un innesto molto raffinato dentro il cuore della città ferita, e così altre opere come i quartieri esterni, eccetera. Voglio far vedere, dopo queste immagini, scorriamo appunto, ecco, un omaggio a Paola Salmoni e a Gilberto Rioli, che lavorano a questa importantissima opera del 65, il Monumento alla Resistenza. Insomma, i monumenti e i ricordi di quest'epoca sono assolutamente importanti. Questa è un'opera poetica, straordinariamente poetica, un'opera di paesaggio, di dialogo attraverso il paesaggio. Anche questa è un'opera, ahimè, dimenticata, che andrebbe recuperata, andrebbe, diciamo, fatta conoscere ai giovani, che non credo la conoscano molto. Io vado verso la conclusione, toccando, e facciamo scorrere alcune immagini, ecco ancora le immagini molto belle, anche notturne, di quest'opera, e poi andiamo invece a ricordare tre nodi particolari. Questo lo faccio solo, lo enuncio, è la nascita dell'Università di Ancona come primo nucleo
di espansione dell'Università di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, Carlo Boi, il rettore, incarica Giancarlo De Carlo di posizionare la facoltà dentro il Palazzo degli Anziani, un'opera che non verrà poi realizzata secondo il progetto di Giancarlo De Carlo, possiamo scorrere, ed è uno dei nodi della ricerca che stiamo portando avanti. Questo luogo, la piazza bassa del Palazzo degli Anziani e la piazza alta che fronteggia la chiesa di Vanvitelli, sono un percorso da recuperare, sono due luoghi della città troppo importanti per essere lasciati al parcheggio e diciamo in questa condizione anonima in cui sono lasciati. Andiamo avanti, vediamo le foto di Giancarlo De Carlo all'arrivo dal mare e poi alcune immagini del suo progetto. Lui proponeva un ascensore per collegare i vari piani che non è stato poi mai realizzato. E poi sappiamo che la facoltà dopo alcuni anni qui si sposta a Villa Rei. Contemporaneamente lui viene incaricato anche di realizzare i collegi universitari che anche qui restano sulla carta e sono un parallelo di quelli che lui farà ad Urbino, che lo hanno reso famoso e che hanno anche resa famosa Urbino nel mondo. Ancona ha perso queste occasioni, purtroppo. Io andrei avanti per far vedere, e chiudiamo qui, ricordare, ecco, questo è il modello di queste strutture nella collina che sovrasta appunto che sovrasta il centro storico e Villa Rei, e andiamo a chiudere con Ralph Erskine e con il progetto di Ralph Erskine, molto noto ma che non si può non ricordare. Come mai arrivano, e qui lo scrive anche Danilo Guerri in un bel catalogo di una mostra in cui vengono rappresentate viene rappresentato il progetto di Umberto Riva per l'Acropoli della città. Danilo Guerri dice Ancona ha vissuto una stagione straordinaria, con nomi straordinari, in cui gli architetti più anziani chiedevano la collaborazione dei giovani. È stato un periodo di dibattito intenso. Queste opere, che ora non abbiamo il tempo di guardare con attenzione, ma sono abbastanza note, andrebbero rilette insieme, perché contengono ancora molte idee assolutamente importanti. Sento una voce che mi intima di chiudere probabilmente. Io direi guardate con quale attenzione questi architetti svedesi studiano la città di Ancona, cercando di ricucire, cosa che poi hanno cercato in molti, di ricucire i tessuti di una città dilaniata. Ebbene, e qui Erskine dice, una citazione, a place to live, a place that lives. È proprio il cuore di questa città che va recuperato nella sua profondo legame con il territorio, con la geologia della città, e che invece si è appunto allargata e distesa in altri luoghi, perdendo appunto alcuni elementi fondamentali che sono quelli delle connessioni. Possiamo far vedere rapidamente straordinaria, ecco, vedete questo disegno del tessuto interno che viene in parte ricostruito, e poi le due sezioni in cui, come De Carlo proponeva un ascensore per collegare i vari livelli del Palazzo degli Anziani, Ralph Erskine, facendosi, diciamo, prendere la mano dal fascino dell'ascensore di Stoccolma, propone un ascensore urbano che colleghi la città. Ecco, e vediamo queste immagini, sono assolutamente importanti. E Umberto Riva, che invece torna su un nodo importante, quello del colle, e scrive, lo cito e così chiudo: il colle, punto di riferimento per l'intera città e tramite ideale fra la città murata, alla quale fa da coronamento, e alle apparecchiature portuali, perde ad un'analisi ravvicinata la sua efficacia simbolica per una sistemazione del percorso di accesso pensata unicamente per il traffico e la sosta veicolare. Il complesso monumentale oggi divenuto un episodio periferico sommerso dal verde. Il mio progetto intende invece ricontestualizzare il piazzale del Duomo attraverso l'addizio dei punti di accesso, dei percorsi pedonali, del verde, eccetera, eccetera. Io mi fermo qui,
con queste belle immagini, di questi belle immagini che catturano il fascino di questa città, assolutamente bella. Mi chiudo con questi ancora alcuni progetti importanti realizzati soltanto in parte, semplicemente lasciandoci, e credo che lo faranno i relatori che mi seguono, anche i miei colleghi. Ecco, io mi fermerei a questa immagine. Ecco, fermiamoci a questa. Le istanze per una nuova ricostruzione. Dobbiamo pensare che siamo appunto in un momento di soglia in cui dobbiamo ripensare e dobbiamo ripartire da quelle che io vi propongo come tre parole chiave: libertà, partecipazione, responsabilità. E in questo credo che dobbiamo tutti essere uniti: università, città, regione, ordini professionali e soprattutto cittadini. Grazie e scusatemi se ho preso troppo tempo. Grazie Antonello, la relazione è stata molto interessante, era quello che ti avevamo chiesto, avevamo bisogno di una discorrere il tempo in questi termini, con questa qualità, con questa profondità, e capire, ricostruire i progetti importanti che hanno caratterizzato la città, quelli che sono stati dimenticati, quelli che hanno avuto successo, per come dire, proiettarci nella dimensione attuale, nei problemi di oggi, di cui parleranno i prossimi relatori.